Ciao amici, ciao a tutti. Così come vi avevo fatto vedere nella community di questo gruppo YouTube, l'amico Tony della Freewell mi ha inviato tantissimi filtri da provare e li vedremo pian piano magari nei prossimi video. Oggi in particolare ne vedremo uno e cercheremo di capire come utilizzarlo. Mi trovo nella solita postazione che utilizzo per fare le foto notturne. Vi ricordate quel video in cui ho parlato delle foto alle stelle? E ne vedremo un altro esempio utilizzando un filtro che mi ha dato Tony, che serve per ridurre l'inquinamento luminoso, ma questo verrà fatto in un prossimo video, perché oggi sono le 12 e guardate che brutto cielo che c'è. Ovviamente sta inquadrando me la telecamera camera e quindi il cielo è sovraesposto ed è molto bianco, ma in realtà sono le 12, è un momento in cui chi fa video sa che non è il momento migliore per fare delle riprese, ma se ci dovessimo trovare in una situazione del genere in cui siamo costretti a fare delle riprese a quest'ora, come facciamo ad avere un cielo bello, che dia sul blu e che sia ben contrastato e allo stesso modo anche un bel contrasto sul terreno, sul territorio? Ed è qui che ci viene in aiuto un filtro molto particolare chiamato filtro a gradiente. Ecco, scusate, ho dimenticato il treppiede perché dovevo portarmi veramente tantissime cose oggi. Ecco, il filtro a gradiente è questo. È un filtro molto particolare. Oh, ecco, mi sono spostato e come avete potuto notare la camera ha messo, diciamo, ha settato la luminosità sullo sfondo che c'è dietro e quindi ha abbassato un attimo lo shutter speed. Allora, dicevo, il filtro a gradiente non è nient'altro che una lente che si interpone davanti all'obiettivo del nostro DJI Mini 3 con la parte superiore un pochino più scura e la parte inferiore più chiara. La parte superiore è più scura perché serve per dare maggiore contrasto. Eccolo, come vedete, io l'ho messo davanti all'obiettivo, la parte superiore darà maggiore contrasto al cielo, lasciando inalterata la parte inferiore. Ora lo proviamo in volo. Dovete prestare particolare attenzione perché, come tutti i filtri della Freewell, sono nati per funzionare sia in modalità landscape che in modalità verticale. Ecco, in questo modo viene messo in modalità orizzontale con la parte nera superiore, ovviamente. Nel caso in cui vogliate spostare in modalità verticale, muovere in modalità verticale la camera, bisognerà ruotare anche il filtro. Thank you.
Ebbene, per ultimo vi faccio vedere una scatola della Freewell che permette di tenere la maggior parte dei filtri. Se è già scritto ciò che ci potete mettere, però ovviamente poi sta a voi scegliere. E infatti magari hanno deciso di fare una scritta scura sotto ogni portafiltro, proprio perché così magari si può cambiare il filtro che si mette, si decide di metterne un altro. Questa invece è la scatoletta dei filtri che abbiamo utilizzato in questo video, quindi quelli a gradiente. Ce ne sono di due tipi: 1.06, quindi con una minore parte scura, un pochino più chiara, e uno un pochino più potente, che è quello che abbiamo utilizzato in questo video. Ecco, vi faccio vedere come è possibile utilizzarlo sia nella camera verticale, in modalità verticale, che in modalità orizzontale. C'è la solita ghiera che abbiamo già visto sui filtri CPL. Per concludere questo video vi posso dire che a me è piaciuto molto come funzionano questi filtri di tipo gradiente, e in particolare quando si riprende il sole di fronte, quindi un paesaggio che ha il sole di fronte. E vi saluto, ciao a tutti quanti, al prossimo video.